Alessia Marcuzzi al centro delle polemiche. Senza ombra di dubbio la 14ª edizione dell'Isola dei Famosi non passerà alla storia per gli ascolti oppure per il cast, ma solo per le polemiche legate a Riccardo Fogli. Quest'ultimo, infatti, è stato ingiustamente e inspiegabilmente umiliato davanti a milioni di telespettatori da Fabrizio Corona, che gli ha sbattuto in faccia delle presunte prove del tradimento della moglie. Dopo questo gesto il reality show targato Magnolia, e soprattutto la conduttrice Alessia Marcuzzi sono stati travolti dalle critiche, al punto che il capo struttura e alcuni autori, tra cui Gabriele Parpiglia, sono andati via. Nonostante siano trascorse delle settimane da quella puntata, il popolo del web non vuole proprio perdonare la conduttrice romana. Infatti sui suoi profili social ogni giorno riceve dei commenti abbastanza cattivi. Alessia Marcuzzi favorisce Soleil Sorge, punto di domanda, punto ma nelle ultime ore Alessia Marcuzzi si è resa protagonista di qualcosa che ha alimentato altre polemiche. Di cosa si tratta? Questa volta non c'entra nulla Riccardo Fogli, bensì un'altra naufraga dell'Isola dei Famosi 14. Stiamo parlando di Soleil Sorge, che da quando ha messo piede in Honduras, ha praticamente vinto tutte le prove leader non andando mai in nomination. Sul web si vocifera che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarebbe favorita dalla produzione e addirittura anche dalla conduttrice a superare tutte le prove. A rafforzare questi sospetti il movimento che l'ex compagna di Francesco Facchinetti ha fatto sui social qualche ora fa. Isola dei Famosi 14, la conduttrice accusata di favorire Soleil, punto nello specifico, sul profilo Instagram ufficiale dell'Isola dei Famosi, qualche giorno fa è stato postato uno scatto che ritrae Soleil Sorge in posa abbastanza seducente. A corredo della foto è stata scritta questa didascalia: due punti, punto, sta passando il tipo che ti piace, comportati normalmente. Un'immagine divertente che ha fatto sorridere moltissimo Falanoir, ma anche Alessia Marcuzzi. Quest'ultima, infatti, nei commenti ha messo una serie di emoticon che ridono. Per i seguaci questo gesto sarebbe la prova che la conduttrice capitolina avrebbe una simpatia per l'ex di Luca Onestini e Marco Cartasegna.